e arrivederci a presto. Ah, già che ho l'occasione, ricordo che durante tutta l'estate la biblioteca propone diversi tipi di incontri e di attività. Domani sera, per esempio, ci sarà un film molto interessante, L'ordine delle cose, la proiezione è gratuita e c'è anche un'introduzione, una discussione guidata a cui è possibile partecipare appunto gratuitamente. Ma poi c'è tutto un programma che non ci abbandona anche in luglio e in agosto, quindi vi esorto a tenere sott'occhio sia il sito della biblioteca, sia la pagina Facebook della biblioteca, sia i volantini che qui i cartacei girano. Ecco, grazie Teresa. Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore alla cultura per la presentazione ma anche per la presenza che ha dimostrato in queste serate. Fa piacere vedere un'amministrazione sensibile a, diciamo, iniziative culturali. Non è così frequente vedere la presenza di amministratori in questo tipo di iniziative. E ringrazio anche Marco Ardesi, che sarà qui che si aggira nei dintorni, per la possibilità, insomma, di aver portato qui questi incontri all'interno appunto dell'Officina dei Saperi, che proseguirà sicuramente anche l'anno prossimo. Questa sera, come detto, siamo arrivati all'ultimo dei tre incontri di questa rassegna dedicata ai tesori di Brescia. Avevamo fatto un primo incontro dedicato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, siamo poi andati un po' ad indagare la pittura dei due pittori bresciani per eccellenza, Moretto e Romanino, grazie all'occasione della mostra di Tiziano presente a Santa Giulia, e questa sera ci dedicheremo un po' ad un viaggio dentro il viaggio, percorrendo la cosiddetta Via del Romanino, che è un itinerario culturale di notevole interesse che unisce i borghi in cui uno degli artisti bresciani per eccellenza, Girolamo Romanino appunto, ha frequentato e dove ha lasciato alcune delle sue testimonianze pittoriche più significative. La Via del Romanino è una sorta di itinerario turistico-culturale certificato, nel senso che anche se cercate in internet o in alcune guide, diciamo, di viaggio, compare proprio Via del Romanino, che unisce sostanzialmente i luoghi che vediamo su questa piantina. Il nostro viaggio partirà da Tavernola Bergamasca, precisamente dalla Pieve di San Pietro, saliremo poi verso Bisogne, dove nella chiesa di Santa Maria della Neve Romanino ha lasciato uno dei cicli pittorici più importanti del Rinascimento italiano, andando ad abbandonare i canoni aulici della pittura del Rinascimento a favore della sua espressione anticlassica. E saliremo poi ancora fino a Breno, nella chiesa di Sant'Antonio, e a Bienno, nella chiesa di Santa Maria dell'Annunciata a Bienno. Cronologicamente partiremo dal 1512, anno della presenza di Romanino a Tavernola Bergamasca, arriveremo al 1540, anno in cui Romanino realizza le sue opere, i suoi affreschi all'interno della chiesa di Bienno. Come detto, il nostro viaggio parte da Tavernola Bergamasca, che è un piccolo borgo che si trova sulla sponda appunto bergamasca del lago d'Iseo, e precisamente dalla Pieve di San Pietro, che è la chiesetta che vedete nell'immagine sulla sinistra. La chiesa è raggiungibile in maniera piuttosto faticosa, c'è una ripida salita, una scalinata da percorrere, però, come potete un po' intuire dall'immagine proiettata, una volta saliti sulla sommità, nei pressi della chiesetta, si può godere di un paesaggio davvero suggestivo. Si vede ovviamente il lago, Montisola, il Guglielmo, si ha quindi anche una percezione naturalistica davvero, davvero molto bella. E questa piccola chiesa, questa pieve dedicata a San Pietro, ha una fondazione sostanzialmente quattrocentesca. E Romanino realizzerà questo affresco.
una Madonna con bambino tra santi e donatori. Questa, diciamo, opera, quest'opera viene assegnata a Romanino già nel 1927 da Giorgio Nicodemi. Nicodemi l'avevamo già citato nel primo incontro, quello dedicato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in quanto è stato lo studioso, lo storico, che si è occupato dopo la Prima Guerra Mondiale di realizzare il primo catalogo, il primo studio scientifico delle collezioni della Pinacoteca Tosio Martinengo, ed è uno degli studiosi che ha dato maggiori contributi per quanto riguarda la pittura bresciana del periodo. Vediamo se riusciamo a ripristinare il computer, ce l'abbiamo fatta. Da lì in poi, quindi dal 1927, l'attribuzione a Romanino è stata sempre assodata, non è mai stata messa in dubbio dagli studiosi successivi. Anzi, è stata sicuramente avvalorata e arricchita da alcuni dettagli. Soprattutto alcuni studiosi hanno rilevato che quest'opera poteva essere collocata all'interno della produzione giovanile dell'artista, proprio perché sono state rilevate alcune analogie, soprattutto nella figura della Madonna, con la pala di Santa Giustina, che Romanino ha realizzato nel 1513. Per chi era presente all'incontro della scorsa settimana, si ricorderà che Romanino nel 1513 arriva a Padova. Romanino ha una formazione veneziana, si è formato nella città lagunare a contatto con soprattutto l'opera di Giorgione, come dimostrava una delle sue primissime opere, che scorrendo velocemente la facciamo vedere per chi non era presente magari la scorsa settimana. Una delle sue primissime opere, questa Madonna con Bambino, realizzata intorno al 1506-1507 oggi al Louvre, dimostra molte analogie con la pittura di Giorgione. Avevamo visto soprattutto per quanto riguarda la stesura del colore con quella caratteristica sfumata che prevale soprattutto nel paesaggio, andando a conferire un'atmosfera poetica al dipinto. Un Romanino quindi che arriva a Padova nel 1513 ottenendo una commissione molto importante, perché questo dipinto dalle dimensioni enormi, circa 4 metri per 2, era destinato all'altare maggiore della Basilica di Santa Giustina, una basilica benedettina di un ordine strettamente legato alla casa madre di Monte Cassino, quindi una committenza assolutamente prestigiosa. Quindi il nostro affresco di Tavernola è stato messo in stretta vicinanza con l'attività dell'artista di quel periodo. Quindi un Romanino che si forma a Venezia, 1513 va a Padova. Sappiamo che già nel 15-16 torna a Brescia, quindi quando collocare cronologicamente questo dipinto? E soprattutto vi starete chiedendo, ma perché Romanino, un artista che era un po' sulla cresta dell'onda, che stava emergendo dal punto di vista della carriera artistica, finisce in un luogo sperduto? Come mai va a Tavernola Bergamasca e lavora in questa pieve? Proprio per questa anomalia apparente, gli studiosi tendono a datare questo affresco prima del soggiorno padovano, e precisamente nel 1512, anche perché il 1512 è un anno drammatico per la città di Brescia, è l'anno del sacco di Brescia, e quindi è plausibile il fatto che l'artista si sia allontanato dalla città e che si sia rifugiato in un luogo tranquillo. Il sacco di Brescia fu un evento drammatico. Gaston de Foix entrò con le truppe francesi in città, saccheggi, morti, distruzioni, e quindi la città viveva nel terrore, e molte persone, molte famiglie nobili si rifugiarono nei luoghi più disparati cercando rifugio, protezione, e Tavernola Bergamasca era sede di molte delle famiglie bresciane più importanti, come ad esempio i Fenaroli, gli Avogadro,
tante altre famiglie che avevano anche possedimenti terrieri nella zona. E quindi è plausibile che Romanino, avendo probabilmente contatti con qualche nobile in base a committenze svolte in quegli anni, si rifugia in questo luogo, probabilmente a seguito della famiglia che vediamo rappresentata nel dipinto, la famiglia che in quest'opera compare come nelle fattezze di donatori. Non abbiamo purtroppo la certezza di chi possa essere questa famiglia nobile. È probabile che ci fosse magari stato uno stemma nel dipinto, magari proprio dove è stata aperta questa porta in epoca successiva, che è andata in un certo senso a deturpare l'affresco, e magari proprio lì o nella parte alta poteva trovarsi uno stemma. Tendenzialmente negli affreschi votivi, un po' come accade ad esempio nel Cenacolo di Leonardo da Vinci, dove nella parte alta troviamo gli stemmi degli sforzeschi, stemmi nobiliari potevano trovarsi o nella parte centrale bassa dell'affresco oppure nella sommità, dove vediamo questa lunetta grigiastra tutta rovinata. Diciamo però che gli studiosi sono abbastanza unanimi nel pensare, vediamo alcuni particolari, che questo dipinto possa essere stato realizzato da Romanino su esplicita richiesta della famiglia dei Fenaroli. Questo perché proprio in occasione del sacco di Brescia la famiglia fu colpita da un lutto molto grave, ma anche da un salvataggio, per così dire, miracoloso, e quindi poteva avere un sacco di buone ragioni per rendere omaggio alla Madonna con un'opera che andasse in un certo senso a esaltare la sua figura in segno di ringraziamento. Infatti, proprio durante il sacco di Brescia, un membro della famiglia dei Fenaroli guidò una sorta di rivolta di alcune famiglie per cercare di scacciare i francesi. Purtroppo venne ferito, venne catturato e imprigionato, ma piuttosto di morire sotto le angherie dei francesi si suicida. A questa rivolta doveva però partecipare anche un altro membro della famiglia, un fratello di cui adesso mi sfugge il nome, che purtroppo si ammalò, purtroppo o per fortuna, perché questo fece sì che non riuscì a raggiungere quindi l'appuntamento dato, quindi partecipare insieme agli altri alla rivolta, ma bloccato a causa della malattia non riuscì a raggiungere Brescia e si salvò. E quindi questi due particolari hanno ipotizzato che questa famiglia potesse proprio essere quella dei Fenaroli. Dal punto di vista artistico, questo affresco è sicuramente un'opera molto, molto interessante. Vediamo come Romanino inquadra la scena dal punto di vista architettonico. Infatti la sequenza è ambientata all'interno di una stanza con sullo sfondo delle architetture, vediamo dei pilastri architravati, vediamo il trono sopraelevato della Vergine, dove alle sue spalle compare un drappo assolutamente naturalistico con i laccini che lo portano un po' quasi a pendere, ad non essere attaccato proprio alla sommità, una caratteristica davvero di espressione naturalistica molto, molto forte. E abbiamo poi vicino alla Madonna con il bambino due santi che sono stati identificati come San Giorgio e San Maurizio. Dal punto di vista iconografico ci sono un po' di dubbi effettivamente su questa iconografia, proprio perché San Giorgio presenta una barba lunga, solitamente San Giorgio non compare con la barba, ma è solitamente un giovane cavaliere, quindi appare sbarbato. Qui abbiamo un santo cavaliere con la barba che calpesta un drago, e dall'altra parte il santo con la spada e la palma del martirio è stato identificato come San Maurizio. Anche in questo caso
due elementi iconografici assolutamente comuni. Palma del martirio e spada sono insufficienti per andare a identificare con certezza il santo. Quello che però è importante che vada a valorare quindi l'ipotesi che la famiglia sia importante è l'appartenenza nobiliare militare dei due santi, sia San Giorgio che San Maurizio sono due nobili cavalieri. Quindi questo fa sì qui che la famiglia in questione avesse quindi una devozione verso due figure che potessero richiamare il loro status sociale. Quindi una cosa assolutamente significativa. Dal punto di vista stilistico, avevamo visto già l'altra volta come Romanino fosse negli anni diciamo di Padova un po' incerto, un po' in difficoltà, perché Tiziano stava emergendo in maniera assolutamente prorompente. L'altra volta avevamo visto la paletta per la chiesa di Santo Spirito ad Isola, dove Tiziano aveva rivoluzionato quello che era la Sacra Conversazione, andando quindi a rappresentare le figure quasi a cielo aperto, immerse nel paesaggio, mentre con la pala di Padova Romanino non osa, sta ancora nei canoni classici, è un po' alla ricerca di sé e soprattutto tende un po' a mescolare elementi veneziani ed elementi lombardi, elementi milanesi, e soprattutto nell'opera di Tavernole gli influssi lombardi sono molto forti. Similitudini sono state trovate con la Madonna con Bambino di Bramantino, che si trova a Brera, non solo dal punto di vista dei panneggi e della monumentalità della figura, ricorda tantissimo questo pittore, quindi un Romanino che guarda molto alla pittura lombarda. Qui abbiamo rimesso appunto il confronto con la Salome di Tiziano, proprio per vedere come Romanino in quegli anni fosse assolutamente un passo indietro rispetto al grande artista, dove la sua Salomè appare piuttosto goffa in questa veste rispetto invece alla sensualità e alla sicurezza che dimostra la Salomè di Tiziano. E ancora un confronto invece con un grande artista dell'Europa settentrionale, Albrecht Dürer. Il soggiorno di Romanino a Venezia era stato anche strettamente influenzato, soprattutto per l'interpretazione naturalistica del paesaggio e della veridicità delle cose, proprio da Albrecht Dürer, che era stato appunto a Venezia e circolavano soprattutto in Italia settentrionale, in Laguna, le sue incisioni molto belle, molto particolareggiate dal punto di vista dei dettagli, quindi un'altra figura a cui Romanino guarderà molto in questi anni. E qui un confronto, sempre per avvalorare la tesi del riferimento lombardo della pittura di Romanino nel periodo di Tavernola e comunque in questa fase iniziale, è proprio il confronto tra il compianto che Romanino ha realizzato per la chiesa di San Lorenzo a Brescia, oggi alle gallerie dell'Accademia di Venezia, nel 1510, con un compianto che nello stesso periodo Altobello Melone, un artista cremonese attivo in Lombardia, realizza più o meno negli stessi anni. Questo particolare di un compianto che si trova alla Pinacoteca di Brera Milano. Vedete come i due artisti assolutamente si guardano e si confrontano. Sono quasi, possiamo dire, strettamente speculari le due immagini. Le analogie dal punto di vista stilistico e cromatico sono assolutamente evidenti. Vedete anche come la figura della Vergine che sostiene il capo di Cristo presenti davvero delle analogie molto, molto forti. Romanino a Tavernola lascia però anche un lacerto piuttosto enigmatico. Infatti nella controfacciata si conservano queste tre teste che vediamo un pochettino meglio nel dettaglio ingrandito soprattutto di due figure.
sono un po' misteriose queste tre teste, perché non si è ancora effettivamente capito se sia stata una sorta di schizzo che l'artista abbia lasciato nella controfacciata, o, come alcuni invece ipotizzano, possa essere un lacerto di una composizione più grande. Le tre figure guardano tutte verso l'alto. Si è ipotizzato che potessero essere dei personaggi che stavano al di sotto di una crocifissione, ad esempio, comunque di una scena di più ampio respiro. Fatto sta però che queste tre teste, dal punto di vista stilistico, sono andate ad aiutare gli studiosi nell'andare ad avvalorare l'ipotesi che Tavernola, la tappa di Tavernola di Romanino, fosse molto vicina cronologicamente all'opera di Romanino a Padova, proprio messa in confronto con questo tondo che si trova nella cornice, nella maestosa cornice della Palla di Santa Giustina a Padova, dove l'attenzione per la ritrattistica è assolutamente simile, anche dal punto di vista fisionomico, con le teste di Tavernola. Come potete vedere, le similitudini, soprattutto tra la figura e la figura femminile presente nell'affresco di Tavernola, sono davvero significative. Romanino, come detto, 1512, tappa Tavernola, si è rifugiato per mettersi così in salvo dal sanguinoso sacco di Brescia. 1513 va a Padova, torna a Brescia intorno al 1515-16, avevamo visto l'altra volta che riceve subito un'importante commissione data dal priore della chiesa di San Francesco di Brescia per la realizzazione della pala dell'altare maggiore della chiesa di San Francesco, un'opera dove Romanino non riesce ancora a esprimere perfettamente se stesso, proprio perché è pieno di angosce, non sa trovare la via della propria espressione. Tra l'altro, in quel caso si porterà un peso sulle spalle notevole, perché prima che l'opera fosse commissionata a Romanino, il priore Francesco Sanson la commissionò addirittura Leonardo da Vinci, quindi aveva una forte eredità sulle spalle da portare. E arriviamo poi agli anni 20 del Cinquecento, dove Romanino si troverà a lavorare insieme a Moretto nella Cappella del Santissimo Sacramento di San Giovanni Evangelista, un'opera importantissima soprattutto perché contestualizzata negli anni in cui arriverà il politico Veroldi di Tiziano, che andrà a rivoluzionare ulteriormente la pittura dei nostri artisti. Il politico arriverà nel 1522. Quindi Romanino, soprattutto nella prima fase, è un artista insofferente, perché non riesce ad esprimere il meglio di sé, non riesce a trovare uno stile proprio, soffre perché i committenti non lo apprezzano. Ci sono anche parentesi extra Brescia: andrà al Duomo di Cremona, realizzerà solamente 4 scene legate alla Passione di Cristo e poi dovrà abbandonare il proprio lavoro perché ai committenti non piace, ai fabbricieri del Duomo di Cremona. Romanino ha una pittura che a loro non piace, non sta bene, azzarda troppo. E quindi è insofferente perché non si sente apprezzato. Quindi, intorno agli anni 30, Romanino inizia ad abbandonare la città, anche perché Moretto, considerato più classico, più aulico, era molto più apprezzato dalla committenza ecclesiastica, quindi Romanino stava facendo fatica a lavorare anche in città, perché gli veniva preferito il giovane Moretto. Quindi negli anni 30 Romanino inizia la sua opera di allontanamento dalla città. Andrà a Rodengo Saiano, nell'abbazia olivetana, dove realizzerà alcuni affreschi. Due li abbiamo visti nel primo incontro, sono oggi conservati alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia: una cena in casa del fariseo, una cena in Emmaus. Andrà a Trento, grande impresa, alla corte del vescovo Bernardo Clesio, dove realizzerà la decorazione più importante presente nel Castello del Buon Consiglio, la loggia e altri ambienti del palazzo, anche se
a Trento non verrà totalmente apprezzato dal committente, proprio perché la sua pittura iniziava a prendere quella vena anticlassica, quella vena espressionistica libera che culminerà proprio nel ciclo di Pisoni. E arriva appunto nel 1534 a Pisoni e precisamente nella chiesa di Santa Maria della Neve. Il 1534 è un anno che ci è dato indicativamente da una polizza d'estimo, dove viene detto che Romanino ha ricevuto un compenso pari a 150 lire planete. Questo dato può essere interpretato in tanti modi. Può essere ad esempio un anticipo di qualcosa che Romanino deve fare, può essere in realtà una rata di qualcosa che ha già iniziato, oppure un compenso finale di qualcosa che ha già finito. Questo per dire che sappiamo che indicativamente Romanino lavora a Pisoni nel 1534, ma non abbiamo la certezza assoluta. Sappiamo però che già nel 1535 sarà a Brino, quindi tendenzialmente l'opera deve essere stata realizzata più o meno in quell'arco di tempo. L'impresa di Pisoni è forse il capolavoro assoluto nella carriera dell'artista, dove lontano dai centri di potere evidentemente riesce ad esprimere finalmente se stesso tra gli umili, tra le persone semplici, tra persone che avevano anche bisogno di ritornare a credere nel cristianesimo. Sono anche gli anni in cui la riforma luterana sta arrivando nell'Italia settentrionale, di conseguenza c'era un bisogno di riavvicinare le persone al cristianesimo. Qui Romanino riesce a trovare casa, a trovare finalmente se stesso. Non bisogna però pensare a Pisoni come un luogo arretrato dal punto di vista culturale, sociale, non era assolutamente così. Pisoni e la Val Camonica erano città fiorenti dal punto di vista dei commerci, le fucine permettevano un commercio di ferrazze di assoluto rilievo, commerci dal punto di vista anche agricolo, artigianale, c'erano collegamenti poi con la pianura attraverso scambi fluviali, quindi era una città che era viva dal punto di vista sociale e culturale. Semplice, ma assolutamente di primo ordine dal punto di vista della cultura. Quindi Romanino si trova a soddisfare i cosiddetti uomini di Pisonie, i cosiddetti amministratori dell'allora appunto vicinia o comune, come lo potremmo chiamare noi oggi, e realizza un ciclo dedicato alle storie della Passione di Cristo, un'opera che vede neanche un centimetro lasciato senza pittura. Romanino realizza la volta, l'arco santo e la decorazione di tutte le pareti. La volta si presenta assolutamente dipinta e ripartita dal punto di vista architettonico, dove trovano spazio 24 figure tra sibille e profeti poste sopra una serie di peducci dorati, dove trovano vita dei puntini monocromi messi nelle pose anche qui più assolute, più disparate. Come potete vedere, queste sibille sembrano quasi attaccarsi a queste vele della volta, sembrano mettersi in equilibrio su questi davanzalini, su questi peducci. E come potete vedere sono donne anticlassiche, sembrano prese assolutamente dal popolo, dalle donne comune, dalle donne di Pisoni, che lui poteva vedere per strada, passeggiando durante il suo soggiorno di Pisoni. Assolutamente
una cosa mai vista nella storia dell'arte. Era come se Romanino dipingesse in dialetto, come aveva definito Giovanni Testori, uno degli storici dell'arte più